tutti ragazzi, siamo qui a Montefortino, ragazzi, alla gola dell'infernaccio. Esatto. Questa giornata meravigliosa, speriamo che ci porti gioie e soprattutto che non ci porti un temporale, ecco. Grazie Stefano. E queste sono le pisciarelle, chiamate così perché gocciolano in continuazione, poi lo immaginavate. Questo tunnel è stato scavato per consentire il passaggio di autoveicoli fino all'eremo. Sì, l'uscita del tunnel è più avanti e consentiva al trattore di trasportare materiali per la ristrutturazione dell'eremo di San Leonardo. L'uscita del tunnel. Il mezzo usciva da qui e poi passava per questo ponticello fino a raggiungere l'eremo. La parte più dura di questo percorso è all'inizio, potrebbe scoraggiare chi non è mai stato in montagna, ma poi il percorso diventa sempre più pianeggiante. È adatto a famiglie, bambini o a chi non è allenato come Luca. Qui a sinistra si va per la fonte del Tenna, per la foce del Tenna, e a destra si va dall'eremo di San Leonardo. E noi andremo prima alla foce del fiume Tenna e poi dall'eremo. Il sentiero a sinistra, che normalmente porta alla fonte del fiume Tenna, adesso è interdetto, probabilmente per frana, come potete vedere. Ragazzi, ci siamo ritirati, non abbiamo continuato fino alla foce del fiume Tenna perché il percorso è pericoloso. Abbiamo seguito le indicazioni e abbiamo sentito dei sassi che cadevano non appena abbiamo alzato un po' la voce chiacchierando. Sì, ci sono delle piccole frane, adesso non so cosa le abbia provocate, però è rischioso arrivare adesso alle fonti del fiume. E allora via, andiamo all'eremo. Ragazzi, il percorso è molto semplice, fresco, non è impegnativo, adatto per ogni età. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie Francesca. Penso che in questa avventura, in questa storia, io c'entro pochissimo. Penso che sia partita, l'iniziativa sia partita da Dio. Quindi Dio aveva un suo progetto, aveva un suo disegno su questo posto, forse per richiamare gli uomini sui veri valori della vita, quello che serve e quello che non serve.
qui gli uomini veramente riescono a scoprire questi veri valori, questi veri valori. Qualche tempo fa qui abitava stabilmente padre Pietro Lavini, che è il frate che ha costruito tutta questa chiesa dal 1971, e da solo praticamente. Sembra quasi una storia leggendaria. Se volete dei dettagli potete trovarli su questo libro e su un altro libro, mi sembra, che ha scritto lui, e si trovano alle entrate della chiesa. Potete acquistarli. Adesso ci stiamo dirigendo alla cascata segreta, partendo dal percorso che inizia da dietro la fonte, dall'eremo. Con una mezz'ora a buon passo dovremo essere là. Dall'eremo ci si mette circa mezz'ora, massimo tre quarti d'ora per arrivare alla cascata. Verso la fine c'è da arrampicarsi un po', però è fattibile e ne vale la pena. Finito, spero vi siate divertiti seguendoci, e a chi deve fare questi percorsi spero sia stato utile. Sì, il percorso fino all'eremo è adatto a tutti, mentre per le cascate io vi consiglio, se non siete allenati, di non andare. Ciao! E qui dall'eremo vi salutiamo, ciao! È piacevole. Matteo è un poco matto. Mi raccomando, non lo fate a casa, perché vi prendete la broncopolmonite. State attenti.